Benvenuti da parte di Piero Gibar e Stefano Nava, ovviamente buon anno. Cominciamo subito con grande calcio, con una grande sfida, con grandi emozioni. Quella tra Roma e Napoli è diventata ormai una delle sfide simbolo del nostro calcio, un duello che ha caratterizzato la lotta Champions nelle ultime stagioni e si è risolta spesso proprio con lo scontro diretto fra queste due squadre. Due belle squadre con tanti ottimi giocatori in grado di giocare un calcio tra i migliori in Italia. Ci sono tutti i presupposti per assistere a un bel match. Primo pallone dell'incontro che è per la Roma. Punta l'area. Vediamo la squadra titolare schierata dall'allenatore della Roma. Tecnico che ha scelto un 4-5-1 per l'attrazione anteriore. Probabile che i due esterni di centrocampo saliranno per dare una mano all'unica punta in fase di possesso palla, andando a formare un 4-3-3. Vediamo la formazione iniziale del... Sarà calcio di rigore per il Napoli. Conquistano dunque il calcio di rigore, è una grande opportunità per loro per passare in vantaggio. Eh sì, Pierluigi, il difensore è entrato fuori tempo, l'arbitro non ha avuto dubbi, rigore. Respinge il primo tiro. Occhio alla ripartenza, gran palla in mezzo, Pellegrini. Buona l'idea qui, ottima la verticalizzazione. È arrivato il fischio che ferma tutto, fuori gioco, ma che brivido. Sembrava poter andare, ma era al di là. Occhio al tocco filtrante, grande giocata. Era già ammonito, attenzione, vediamo cosa deciderà. Per lui è il secondo giallo e dunque la sua gara finisce qui. Ha commesso lo stesso. Occhio alla botta. Abbiamo appena visto come non si calcia un calcio di punizione. Ah, conclusione da dimenticare. Davvero brutto intervento da giallo. E l'arbitro ha deciso dunque di estrarre solo il cartellino giallo. E per un attimo, Piero, ho pensato ad un altro cartellino rosso. Siamo abbastanza lontani dalla porta, vedremo se opterà lo stesso per la conclusione diretta. C'è il contrasto, può provare, Insigne! Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata da loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Si ricomincia con il Napoli avanti nel punteggio. Edin Dzeko. Sventa qui la minaccia. Prova ad andare. Portiere che risponde qui senza grossi problemi. Tocco impreciso, pallone recuperato. Ci sarà calcio di punizione per i giallorossi. Daniele De Rossi. Pellegrini. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Squadra di casa che è partita a mille, correndo davvero su ogni pallone fino a questo momento. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ripartono in campo aperto. Possesso gestito male, buono il recupero. El Shaarawy. Palla vagante adesso. Pallone intercettato senza problemi. Dzeko! Grande riflesso. Palla in out. Sarà calcio d'angolo per la Roma. Occhio al corner. Non si fida. Spazza via di pugno. Prova in porta. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, la colpita però davvero male, eh? Errore di mano Lass, regala il pallone agli avversari. Cristante. Pellegrini. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Roma che attacca ancora lateralmente.
Callejon. Mario Rui. Buon possesso palla, cercando spazi. Potrebbe crossare. Napoli che si fa minaccioso. Prova la botta. Portiere che non può lasciarsi sorprendere su questo tiro. Pellegrini. Buona l'intuizione qui. El Shaarawy. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Errore di Manolas, regala il pallone agli avversari. Palla recuperata dagli avversari. Azione interrotta. Milik. Ha spazio per il cross. Possibilità di contropiede. Roma che attacca ancora lateralmente. Pellegrini è in posizione da cross. Brutto cross, c'è il recupero. Difensore spazza in qualche modo. Allan, occhio a questo lancio. Buona l'idea qui. Arriva la segnalazione, Insigne è in offside. De Rossi, Manolas. Buona la lettura di Allan. 180 secondi, questa è l'entità del recupero. Tradotto, Pier, altri 3 minuti al termine. Zielinski. Allan. Pallone profondo, pericoloso. Può far male da lì. Difesa della Roma che si schiera su questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Al corner, non si fida, spazza via di pugno. Fabian, pallone che finisce non troppo lontano sopra la traversa. Ha provato a piazzarla, furbescamente, ha esagerato un po' con la potenza. Napoli che ha chiuso avanti il primo tempo e che vuole amministrare questo vantaggio nella ripresa. Palla schizza via dopo il contrasto. Cristante. Dzeko. Palla recuperata dagli avversari. Occhio qui all'azione del Napoli. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Nessun problema per la difesa che recupera. Prova Insigne. Clamoroso pallone fuori di nulla. E ti dico la verità, Pier, l'avevo vista già dentro. La palla non ha girato abbastanza per terminare la propria corsa in fondo alla rete. Cross in mezzo. E c'è il gol di Insigne. E con questo porta il suo bottino personale a 2 gol oggi. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Edin Dzeko. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Callejon. Occhio al suo movimento. La mette in mezzo con questo pallone. Traversa. Palla ed è rete. Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta.
E con questo è tripletta, 3 gol per lui. Se la ricorderà a lungo questa gara. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Strepitoso qui l'intervento del portiere che dice di no. Ha tolto la palla letteralmente dalla porta. Salvataggio sulla linea. Ancora un'occasione della bandierina. Corner battuto in mezzo. Palla ancora in gioco, pericolo. Salta il difensore. Insigne! E il portiere ci arriva. Una parata dal coefficiente di difficoltà altissimo. Occhio al corner. Ha evitato guai mettendo il pallone in out. Calcio d'angolo dunque. Cross verso il centro dell'area. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Evita il tackle. Cerca il traversone. Portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi. Non era facile da lì. Hanno spezzato bene la trama qui. Pallone intercettato senza problemi. Salizzi prova la conclusione, Insigne. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Pallone in mezzo. L'attaccante si è letteralmente divorato il gol qui. Da quella distanza doveva almeno inquadrare la porta. Invece ha calciato abbondantemente sul fondo. De Rossi. Pellegrini. Occhio a questo lancio. Occhio a Dzeko. Intervento provvidenziale del portiere. Non credo che vorrà rivedere quello che ha combinato prima. Si è mangiato un gol davvero incredibile, mamma mia. Occhio al pallone filtrante. Pallone in profondità. E c'è il gol del Napoli. L'entusiasmo incontenibile dei tifosi del Napoli per la grande partita della loro squadra. Direi una partita perfetta. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Palla a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare. Matteo. Si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. Grazie per l'aggiornamento, Matteo. Ovviamente richiamaci se ci saranno novità. Ci sarà il fallo laterale a favore del Napoli. Pellegrini. Palla recuperata, azione interrotta. Partono in contropiede. Prova Insigne. Attenzione, rete! Ci stanno provando a limitare i danni. Certo che giocare in inferiorità numerica non è mai semplice. Brava la formazione avversaria qui ad approfittarne per trovare il gol. Il Napoli continua a impedire sugli avversari, li vuole umiliare, almeno così sembra. Goleada all'orizzonte per Luigi. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. Edin Dzeko. Pellegrini. La deviazione del portiere sopra la traversa. Sistema il pallone per calciare il corner. Occhio al tiro della bandierina. Palla ancora in gioco, pericolo. È calato completamente il silenzio irreale per il pubblico di casa. Il merito è tutto degli avversari che stanno giocando una partita incredibile. È difficile continuare a sostenere i propri giocatori di fronte a una prestazione del genere. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone.
Occhio al contropiede qui. Prova a salire lateralmente il Napoli. Rimessa a favore del Napoli. E il giallo sembra inevitabile qui. Qui l'arbitro mi è sembrato piuttosto clemente, ha scelto la strada del cartellino giallo. Sarebbe stata l'ennesima espulsione, probabilmente ha deciso di graziarlo. Può metterle... Insigne! Intervento sicuro su una buona punizione. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Era quello che si aspettavano tutti. Callejon! C'è il pressing sul portiere, deve spazzare. Il portiere si spinge in avanti, abbastanza clamorosa questa sua iniziativa. Viene ammonito dunque per il precedente fallo, prima del vantaggio, no Stefano? Sì, sì, sì. Non c'è dubbio, c'è stato il vantaggio, ma ora gioco fermo, l'arbitro è intervenuto. C'è il contrasto, può provare! Insigne! Hanno scelto un approccio aggressivo al mezzo.